L'influenza di Greta Thunberg ha assolutamente avuto influenza per quanto riguarda noi ragazzi, è acceso qualcosa, lo vediamo tutti i giorni, l'abbiamo visto quest'anno con l'iniziativa da lei creata Friday for Future e oggi siamo felici di poter contribuire a quello che Greta comunque ha avviato. Trash it out ha un duplice significato, cioè via la spazzatura e facciamo qualcosa di nuovo. Giovanni, che è mio cugino, ha iniziato tutto mandandomi un messaggio la scorsa settimana. Quando Giovanni mi ha fatto questa proposta sono stata subito d'accordo. Abbiamo accettato istantaneamente. Non ci devono soltanto essere persone che puliscono la strada, ma soprattutto la gente deve smettere di buttare le cose a terra e capire la bellezza che si nasconde dietro la nostra città, che è una città veramente bella e che merita la pulizia e il rispetto. Appena chiesto se fossero di qualche associazione mi hanno risposto che sono a titolo personale, quindi penso che sia un'assunzione di responsabilità importante considerando l'età. Loro stessi si sono messi in discussione e si sono venuti a pulire un posto che è di tutti e che tutti evidentemente non lasciano pulito. Noi appunto abbiamo creato un manifesto, l'abbiamo messo appunto sulle storie, Instagram e Facebook. La gente risponde dicendo posso unirmi anche io, posso aggregarmi. Stiamo diventando sempre di più, anche perché comunque questo è il nostro scopo. Non è una frase che dico semplicemente perché mi stanno intervistando, ma se dovessi andarmene sarebbe solamente per ritornare, perché veramente considero Palermo una delle città più belle del mondo e poter contribuire anche con queste piccole iniziative è qualcosa di spettacolare. Ok,